Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata con Good Morning Milano. Una mattinata importante quella di oggi, perché parliamo davvero di qualcosa di molto interessante e di una bella, finalmente una gran bella storia che nasce e cresce a Milano. E la parola cresce, poi vedete che ha proprio un senso, perché stiamo parlando di qualcosa che sta crescendo e stanno crescendo anche i propri protagonisti della nostra storia, perché sono due ragazzi giovanissimi che alla tenera età, si diceva una volta, poi vediamo, di 16-17 anni, hanno avuto un'idea, una app, e non hanno avuto solo l'idea di avere un'app, cioè hanno proprio un'idea di come fare a farci diventare il loro futuro, questa app a farla diventare il proprio futuro e quindi a diventare poi il loro lavoro del futuro. Ne parliamo appunto con loro due, i due ideatori di Red Gum, così si chiamerà questa app, così ci hanno detto, e sono Lorenzo Redaelli e Riccardo Gamberale. Ciao, 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 benvenuti. Ciao. Allora, dicevo giusto, no? 16-17 anni, sì. Quindi due liceali qualsiasi, diciamo, voi fate l'istituto linguistico, no? Liceo linguistico, quindi proprio liceali entrambi, che avete avuto un'idea per una app. Poi dopo parleremo bene di cos'è questa Red Gum. Ma prima, appunto, mi interessa più sapere da cosa nasce questa passione un po' per l'imprenditoria, perché insomma l'idea non è aver avuto solo l'idea della app, ma l'idea di dire no, vogliamo fare gli imprenditori, vogliamo che questo sia il nostro futuro. Allora, se mi raccontate un po', quindi chi siete, da dove arrivate? Inizio io? Va bene, vai, prego. Allora, io sono Riccardo e, come ha detto, faccio il liceo linguistico e diciamo che quest'idea di fare un'applicazione è partita pochi mesi fa, un mese fa più o meno. Io ero appena tornato da un'esperienza in Germania, sono stato 6 mesi in Germania a fare un periodo all'estero con la mia scuola e dopo essere tornato un giorno c'è stata la cocessione alla nostra scuola e ho conosciuto così Lorenzo e mi parlava appunto di questo suo abbozzo di progetto, lui cercava personalità per appunto per questo progetto della sua applicazione. E quindi dal nulla diciamo che abbiamo iniziato a pensare appunto di diventare così imprenditori di noi stessi. Io ero da un po' che avevo questa cosa in mente di mettermi un po' in proprio, diciamo, cercare di fare qualcosa. Sì, a 17 anni avevi di metterti in proprio. In proprio nel senso che volevo fare qualcosa di mio. Volevo fare qualcosa di mio e volevo sfondare, volevo, non lo so. Io 17 anni che facevo qualcosa di mio facevo il DJ, cioè mettevo sui dischi di feste ed ero già contento così. Lo so, io il DJ purtroppo. Invece. E io il DJ non lo so fare, quindi. Non abbiamo competenze in materia, quindi. Ma avete competenze in imprenditoria invece? Perché? Appunto. Ci si prova. Invece tu, Lorenzo, un po' diciamo di famiglia hai questo imprinting, mi raccontavi prima fuori onda, però anche tu, no, tu. Fai anche tu l'istituto linguistico? Sì, liceo linguistico. Frequento anch'io lo stesso liceo di Riccardo ed è nata un po' veramente come. È stata una casualità perché ho tenuto questo corso in cogestione e lui era appena tornato da Germania, come ha già detto appunto, e le iscrizioni per gli altri corsi erano praticamente quasi tutte finite, erano rimasti pochi corsi disponibili, sei iscritto al mio senza sapere neanche l'argomento. È rimasto molto colpito. La cosa interessante è quella, infatti, non vi conoscevate prima, cioè ci avevamo molti comuni, amici in comune, frequentate la stessa scuola ma non la stessa classe, quindi non la stessa classe. Anche lì, quindi interessi probabilmente anche diversi fuori dalla scuola, ma non vi frequentavate, quindi diciamo di sì. Però insomma lì è nato tutto dalla sua curiosità, mi ha colpito, sì, mi ha colpito, lo vedevo molto attivo, molto interessato alla materia e quindi niente, poi una volta finito il corso ne abbiamo parlato, gli ho parlato un po' della mia idea e si è dimostrato interessato, ho detto magari ne riparliamo bene un giorno. E allora, per quello che potete dirci, perché so, insomma, ovviamente come ogni creatore sarete gelosi della vostra creatura che sta ancora in incubatrice, top secret, che cosa potete dirci di Red Gum, che cos'è Red Gum? Innanzitutto è un'applicazione, okay, è mobile ed è il tentativo di riportare il lato sociale per il quale sono stati creati i primi social network nella vita reale. Ok. Diciamo che il nostro obiettivo è quello di abbattere la cosiddetta barriera del Black Mirror, quindi si intende portatili, iPad, tablet, eccetera, e appunto di riportare la funzione sociale dei social nella vita reale. Ok. Ovvero riportare le amicizie non dietro uno schermo, ma effettivamente appunto nella vita reale. Quindi l'utilizzo delle tecnologie, appunto, dello smartphone in questo caso, però poi che superi quel limite che ci siamo dati del semplicemente chattare o sì,
trovarci lì. Ci tenevi, so che prima in fondo mi dicevi, ci tenevi a dire che non è che state diventando un'app di sito, incontri. Non è un sito di incontri, assolutamente no. Okay. È qualcosa di più particolare, di qualcosa di innovativo. C'è qualcosa per sviluppare, diciamo, forse delle connessioni che io già ho nei miei social. È un modo per coltivare le proprie amicizie e le proprie conoscenze. E sfruttarle al meglio, diciamo, sfruttare le proprie conoscenze. Quindi un potenziatore di amicizie, va bene? Una sorta. Chiamiamolo così, da. Una mitro, un power up di... Sì. Questo ce lo scriviamo. Mi piace questo punto. Va bene, noi regaliamo perle a tutti, non c'è problema, sono anche gratis, non c'è problema. A un punto, diciamo, quindi vi siete conosciuti durante un momento di cogestione, sì, in una scuola. Quindi mi viene spontaneo chiedervi questo: quanto la scuola ha influenzato o comunque vi sta aiutando o comunque vi può dare una mano in quello che state facendo? Meno di zero. Meno di zero mi pare la risposta esatta. È solo un caso che mi sembra. Assolutamente un caso, ci saremmo potuti incontrare da altre parti. Sì, assolutamente, non è una cosa proprio nata prendendo spunto, ispirazione, sì, anche consigli dai vari docenti, insomma, è proprio nata. Cioè è stato un caso che durante quel corso vi siete incontrati, non ci sono momenti durante la vita scolastica per cui potersi incontrare e parlare di queste cose? A tutti gli effetti no. No, la cogestione è stata proprio un momento, diciamo, nel quale durante l'anno di solito vengono organizzati corsi, incontri, anche tenuti magari da studenti stessi, mm-hmm, che sono pochi se li compariamo magari con quelli tenuti da docenti o da personale esterno, insomma, però comunque ci sono. Il mio era uno di questi pochi. Di cosa parlava il tuo corso? Il mio corso era un workshop sulla comunicazione online, quindi un'analisi un po' della situazione attuale, i trend che influenzeranno il 2017, come monetizzare, come sfruttarli al meglio, come viene usata... Dacci un consiglio che ci segniamo subito, quali sono i trend e come li monetizziamo? Investire sui bot, assolutamente, al 100%. I bot saranno... Che non sono nel tesoro di Stato, ma sono le automazioni. Non sono questi, okay, infatti, non sono i bot CCT, signori. Esatto. Che seguite da casa, non sono i non si parla di borsa, non sono i buoni di stato, ma sono, però, i robot. Esatto. No, diciamo, che sono delle applicazioni intelligenze artificiali che consentono di inviare messaggi, di comunicare in modo immediato, raggiungendo il 100% della reach organica, quindi, okay, raggiungendo tutte le persone che ci seguono. E lo dico, al momento... chi ci segue, c'è una pagina Facebook, non basta la risposta automatica ai messaggi, quello non è un bot, ecco, lo diciamo, no, subito. E al momento hanno un tasso di apertura del 100%. Ok. Quindi secondo me è un punto, ce n'erano altri, però uno dei principali è questo. Mm-hmm. E tu lo analizzavi per te, non mi dicevi anche che hai fatto degli esempi con la campagna di Trump, di la campagna della Brexit. Come sono veramente riusciti questi due casi emblematici, partendo da una situazione iniziale veramente nelle quali venivano date per spacciate. Vederle al potere, vederle realizzate era un'ipotesi utopica. Chi è che avrebbe scommesso su uno come Trump? Eppure è diventato immagino realtà, e quindi è stato anche bello analizzare, vedere un po' come è stato possibile. Cosa ha usato, come l'ha usato, in che modo. Tu eri entrato dalla Germania da poco, quando l'hai conosciuto. Da quant'è che eri entrato? Da qualche settimana? Una settimana, ero freschissimo, ero freschissimo di Germania. Era abituato ai meno 20 gradi, è arrivato lì. Ah, pure. Maglietto, maniche corte, ero nel Friburgo e Brisgovia, quindi nel sud. Bella, una zona bella fresca, quando fa l'inverno duro. E com'è stata questa esperienza? Allora, tu hai avuto la possibilità di fare questa esperienza, perché adesso si può fare un anno intero? Uno può scegliere, ci sono tre mesi, sei mesi, un anno. Ok, in una scuola estera e viene conteggiato come se io faccio la mia scuola qui. Esattamente, sì, con le varie eccezioni. Ah, ok. Con le dovute, sì. Com'è stata questa esperienza? Questa esperienza mi ha aperto la mente, diciamo, mi ha completamente cambiato e mi ha fatto aprire gli occhi su diverse cose. E ho passato un po' di tempo da solo, se devo essere sincero, un po' tanto tempo da solo. Ma nonostante tutto, diciamo che mi ha fatto capire certe cose su di me e mi ha fatto capire che effettivamente quali sono le mie potenzialità e come posso sfruttarle, diciamo, ad essere un po', diciamo, padroni di me stesso. Se non avessi fatto questa esperienza, credi che saresti andato a fermarlo dopo il suo corso e a chiedergli spiegazioni? No. Penso proprio di no, sinceramente. No, mi sarei concentrato sinceramente più sul stare a casa a studiare, stare a casa a studiare, non tanto su... Ecco, avendo in cantiere un'idea del genere, che immagino che occupi la vostra mente il 90%, se non di più, del tempo che voi passate svegli,
Sì. Come fate? Dopo la scuola, perché comunque la scuola resta una priorità, però... Come fate a poi far conviverci anche appunto la scuola, che immagino che a un certo punto diventi quasi una scocciatura, perché insomma vi distrae da in certi casi, vorrebbe essere il vostro futuro. In certi momenti diciamo che indubbiamente ci chiediamo, ma queste cose che sto studiando sicuramente utili, sicuramente importanti per il nostro processo di crescita, però preferire questo tempo investirlo magari in altro, insomma. Ormai è diventato il nostro tempo libero. Quando abbiamo qualche ora libera, quando magari non abbiamo verifiche importanti, ci troviamo subito il pomeriggio e ci mettiamo lì. Ecco, come si fa un'impresa all'età di 16 anni? È una bella domanda questa. Beh, innanzitutto noi siamo partiti con una vita, con una forma societaria, credo. Assolutamente no, essendo minorenni siamo purtroppo limitati, non c'è una camera di commercio che vi possa registrare. Non avete, cioè, quindi è una cosa un po' tra di voi al momento, no? Al momento sì, stiamo realizzando un pitch che però, da quanto ho capito, ve la gestite come se fosse una via di mezzo tra la NASA e la Apple, cioè siamo lì, no? La stiamo prendendo, diciamo, sul serio, è un progetto al quale teniamo. Come funziona quindi la vita dell'imprenditore part-time sedicenne? Si prendono tante informazioni da internet, tantissime informazioni da internet su come si può iniziare. Prendiamo lo spunto da un sacco di persone che l'hanno già fatto prima e poi passiamo un sacco di tempo al computer su come strutturare le basi, quindi all'inizio c'è il pitch, poi business plan, poi chiaramente se andremo alla ricerca di un investitore, di un business angel, qualcuno che insomma ci potrà dare una mano per lo sviluppo, insomma. Avete nominato pitch e business plan, due cose che io a 16 anni non avevo la minima idea di cosa fossero, e soprattutto credo che anche i vostri compagni di classe non abbiano la minima idea di cosa sia. L'hanno scoperto quando abbiamo iniziato a parlarne noi. Quindi fate anche lezioni di imprenditoria e di economia all'interno. Non interessa. No, come avete fatto a capire che c'era quel mondo? Ma personalmente devo dire che devo ringraziare la mia famiglia, perché senza gli spunti, diciamo, che prendo e ho preso da loro, non avrei neanche mai avuto questa, diciamo, quest'idea di provare a mettermi in proprio, di provare a fare qualcosa di mio. Okay. E quindi sia i miei genitori, che entrambi sono imprenditori, e mio zio che vive in Spagna, che comunque è un imprenditore di successo, e anche lui come mio padre. E quindi devo dire che questa cosa mi ha aiutato molto, e mi sta aiutando molto, e ci aiuterà molto, perché insomma, uno spunto importante avere qualcuno dietro che comunque l'ha già vissuto in prima persona prima di te e può darti consigli utili su come effettivamente fare, e gli errori da non commettere e i passaggi fondamentali, insomma. Nel tuo caso? Nel mio caso mi ha coinvolto Lorenzo. Ho capito che appunto tu invece non arrivi da una famiglia di imprenditori, diversa la tua storia. La mia storia sì, è un e po' quindi... diversa. È lui che ti... Lui mi ha coinvolto nel mondo, esatto, delle startup, sì, delle applicazioni, eccetera. Io, diciamo, che avevo un po' magari l'impronta mentale, ma non avevo, come posso dire, non ne sapevo nulla, ero novizia nel caso. Quindi mi ha portato un po' lui, perché come ho detto, la mia famiglia... Quanto secondo voi siete simili o diversi voi due? Siamo abbastanza simili. Sì. Tranne che lui è biondo. A parte quello, siamo. Sì, quindi per fare questo tipo di impresa bisogna comunque essere molto affini. Bisogna viaggiare sulla stessa strada, insomma. Se non fossimo così affiatati, se non la pensassimo allo stesso modo su così tante cose, non potremmo farlo, insomma. Ecco, fatemi un esempio di uno di quei pomeriggi in cui avete qualche ora libera, vi trovate, cosa fate? No, non si accende la PlayStation? Assolutamente no. Io ormai non so più neanche come si accende. Non si accendono le varie chat per trovare fidanzate o varie, e cosa si fa quindi? Si apre un foglio Excel? No, PowerPoint. Ah, ok. PowerPoint, Word, ci mettiamo lì e... Piano piano, chiaramente dipende da cosa. Si smanetta per un pomeriggio intero, si raccoglie una quantità incredibile di informazioni e poi si cerca di metterle giù. Quindi internet, diciamo, è stata, mi viene a dire, è la vostra scuola di imprenditoria in questo caso. Sì, è la nostra Bibbia. Diciamo di sì. E si riesce a trovare delle informazioni giuste, realizzate, che il problema grosso di internet è che sappiamo, cioè posso trovare qualunque cosa, posso trovare anche chi mi parla delle scie chimiche, quindi insomma... Sì, chiaro. Non è immediato in alcuni casi. Sull'11 settembre e compagnia bella, Area 51 e Ascendere. Sì. Quindi invece voi state cercando di trovare la strada giusta, nel senso che dovete trovare delle informazioni il più giusto possibile, insomma, ne va del vostro futuro. Chiaramente ci sono anche delle personalità di rilievo a livello
online, per esempio in mente Marco Montemagno, che per esempio parla di comunicazione online, fa un video al giorno, insomma, e sentire anche solo quei 3 minuti giornalieri può essere uno spunto a volte, perché comunque magari ti fornisce anche la piccola nozioncina, magari ti fornisce anche lo spunto, e uno poi personalmente va a informarsi, a dire: ma cos'è sta cosa? Qual è il vantaggio? Ecco, nella vita di tutti i giorni, quindi, diciamo, i vostri idoli sono, non so, chi ha inventato Amazon, chi ha inventato, oppure avete comunque anche una, Ho il poster so, di Jeff Bezos in ah, camera, il ma poster, infatti, scherzo, sto scherzo. pensando, ai fondatori di Google, oppure, cioè, comunque ci riesce ad avere spazio anche Siamo per chi non ragazzi inizia. normalissimi e usciamo con i nostri amici sabato sera come tutti gli altri. E li hanno rubati tutta sera con il vostro business plan e la vostra Sì, analisi, ci no? mettiamo a parlare imprenditoria online, non sai, guarda. Cioè, magari usate il vostro beta tester, sono i Esatto. vostri No, amici, ne no? abbiamo parlato con qualche amico della nostra idea per sentire, insomma, senza accennare troppo, senza dire troppo perché non possiamo Sì, ho visto che non esporci. mi dite niente Non né possiamo capo né dirti niente, nulla, poi ne parleremo più avanti. il nome almeno, si può sapere come Il mai nome è Redgum? Redgum, allora, perché Come chiaramente i nostri cognomi hanno favorito quest'idea, mai? che Ah, è è vero, Redaile sicuro. Gamberale, è stata rivista in chiave un È più po'. semplice di quello che uno può andare a pensare. Adesso lo leggo È effettivamente. stata rivista Redgum. in chiave anglosassone, perché Ok. Gam scritto Sì, con la U l'ho con la scritto, U, ok. Gam perché Gam, chiaramente una colla, no? Una gomma, Ok, quindi qualcosa che attacca, aggregante, no? sì. Un aggregatore che per coincidenza Non c'è la doppia lettera, sapete che ormai in queste due applicazioni non è la doppia lettera, quindi sarebbe GAM con No, due U, noi quello che siamo vecchio c'è. stampo. Ah, ok, sì, E ormai è quella. No, quindi, insomma, è nata dicevi così. scusa, È ok, sì. nata così, appunto. Red sarà poi anche il colore del font, insomma. Ah, E ok. quindi è nata veramente per caso. Sembrava fatto apposta, in realtà è veramente casualità. Sì, come dicevo prima, io un mese fa non avevo la più pallida idea di cosa fosse un pitch, di come si avviasse una startup, non che adesso abbia una grandissima idea, però diciamo che mi sto pian piano. Ecco, sì, una cosa poi che se ne viene a dire è che voi non siete degli informatici, quindi in realtà Assolutamente no. poi non sarete voi fisicamente ad andare a programmare il codice Non saremmo dell'applicazione. noi a mettere le mani Infatti, non sarete sulle voi a stringhe di fare. Ecco, codice, quello nel quindi senso. insomma. Quindi anche questo è interessante, se mi viene in mente, fino a qualche anno fa, cioè, uno era bravo a fare una cosa, adesso è bravo a appunto far mettere sui dischi, vado a fare il DJ. Sono bravo a programmare, allora mi faccio il videogame, il Tetris della situazione. E sempre pensato a situazioni del genere. Qui proprio è un'idea diversa, quindi avete avuto un'idea imprenditoriale e la state sviluppando in tutti i suoi aspetti. Stiamo curando tutto noi, chiedendo aiuto, magari non Giusto? so, mio padre mi sta aiutando molto, Quali anche sono gli mio aspetti più zio, dai. complicati che per il momento che avete trovato? Anche per esempio, la semplice realizzazione del pitch, come Ah, intanto convincere spieghiamo cos'è il pitch un un attimo a chi pitch, ci diciamo, una segue. breve presentazione del Ok, progetto, facendola proprio semplice. Anche realizzare un pitch, che comunque è il primo passo da fare, può essere complicato se comunque non hai esperienza alle spalle, perché comunque devi convincere magari potenziali investitori a mettere del denaro sul tuo progetto, a credere in te, e quindi devi riuscire a condensare tutta la tua voglia, la tua determinazione, la tua idea, l'essenza della tua idea in 10 slide, e non è facile. Beh, ragazzi, davvero complimenti, siamo ormai arrivati quasi alla fine. L'ultima domanda è questa. La vostra esperienza la state portando magari a scuola, cercando di coinvolgere altre persone, barra se no professori, barra sistema, oppure no? No, detto in No, tutta sincerità, assolutamente no, no. assolutamente no, Siamo bene da soli, non la discipliniamo molto, ne teniamo è la. una Al momento non scelta. cerchiamo altri, diciamo, componenti del team, poi sicuramente più avanti ne avremo bisogno, però chiaramente i nostri amici, i nostri compagni sono più o meno a conoscenza di quello che stiamo provando a fare. I professori no, Professori non hanno la più più pallida idea, avanti penso. Penso che dovessero cominceranno magari. lamentarsi del Adesso rendimento non so, cominceranno scolastico, infatti. a vedermi, magari. Insomma, non siamo, so che non siamo neanche gli unici ad avervi cercato. Quindi, insomma, cominciate a essere un po' ricercati sulla piazza di Milano per la vostra storia. Sicuramente è interessante e secondo me anche. Cioè, interessante anche per chi ci può seguire, anche per chi può seguire il vostro esempio, nel senso che per gli altri che magari hanno un'idea ma la lasciano lì chiusa in un cassetto e hanno paura anche semplicemente a provare a svilupparla, beh, insomma, la Nostro prova. consiglio comunque Ecco. è, nonostante le difficoltà che ci sono, inutile dirlo, ci sono chiaramente in tutti i campi, però
provateci. Come ci stiamo provando noi siamo alle prime armi, stiamo facendo il possibile per realizzare il nostro progetto al quale teniamo molto. Provare non costa nulla. Noi al momento abbiamo speso poco e cercheremo appunto investitori perché non abbiamo molto da mettere, però provateci, anche solo come esperienza può essere qualcosa di utile per crescere, insomma. La regola è provare e riprovare. Poi se va male uno ci può provare una, due, tre. Magari la quinta volta va bene e quella volta che va bene è quella che poi ti porterà a successo. Quindi diciamo che la paura del fallimento non deve fermare, o anzi non deve anzi deve è uno esistere. Stimolo, è uno stimolo. Okay. Sì. Fallimento vuol... Fallimento, il concetto di fallimento secondo me è un po' diverso da come viene visto qua in Italia. Sì. Il fallimento è un passaggio per l'obiettivo finale, per il raggiungimento dell'obiettivo finale. Qua una volta che sbagli, anche una volta solo, sei marchiato, tu sei fallito. Sì. Ricordiamo sempre che Barack Obama le prime elezioni che si presentò le perse, quindi insomma... forse c'è sempre, io porto sempre questo esempio quando si parla di fallimenti. Ricordiamo che il primo presidente afroamericano della storia ha perso la prima delle prime elezioni quando si candidò a governatore dell'Illinois, quindi insomma se può farsi ci sono altre si può ritentare sì, dicevi anche 4-5 primo... non abbiamo paura di sbagliare, perfetto, insomma, sappiamo che succederà, faremo un sacco di errori perché chiaramente non abbiamo tanta esperienza, anzi siamo proprio alle prime armi. Beh, questo è un bellissimo messaggio, appunto, non abbiamo paura di sbagliare, sapendo che prima o poi sbaglieremo, ma comunque quello siamo pronti a farlo, a farci crescere. Ragazzi, veramente vi faccio un in bocca al lupo gigantesco, e io spero veramente di rivedervi presto di nuovo qui quando avremo da presentare l'applicazione in mano, perché chiaramente potremo giocarci, usarla, parlare l'anteprima senza avere tutti questi segreti, dire oh questa la useremo tutti quanti e finalmente anzi smetteremo anche di avere delle vite solo online, ma torneremo anche ad avere una vita offline grazie alla vostra applicazione che sarà per online, quindi cioè avete veramente fatto saltare il banco e il sistema. Davvero complimenti ragazzi, in bocca al lupo. Grazie, grazie mille. Grazie. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito da casa per tutta la mattina in diretta con i nostri telegiornali. Vi do appuntamento a oggi pomeriggio alle 17:30 con l'edizione della sera di Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto.